La gente fragile si affida ai cartomanti. Parlare di un argomento come questo non è semplice e richiede un dispendio di energie piuttosto elevato, ma in barba a qualsivoglia preconcetto che qualcuno potrebbe andare a ventilare, mi trovo qui oggi, 16 dicembre 2018, a dire ciò che penso di questo argomento e considero fragile la gente che si va ad affidare e che va a riporre tutte le proprie speranze ai cartomanti, a quelle persone che vanno dicendo io ti predirò il futuro e a tutte quelle persone che con l'astuzia di una volpe sanno accalappiare persone sprovvedute, persone malcapitate. Ecco, io lo dico sempre nei miei video, ormai siete abituati, esimi utenti di YouTube. Non voglio fare l'uccello del malaugurio, non voglio fare quello che pensa le cose in maniera unidirezionale, ma voglio incominciare a guardare le cose con occhi diversi e distinti. Eppure non ci riesco, però voglio provarci. Ma dovendoci provare, dovendo andare ad esaminare l'argomento, ripeto che purtroppo non ci riesco. Effettivamente è così che penso, e questo è quello che penso. La gente fragile si va ad affidare, va a riporre speranze e tutta quanta la propria forza interiore ai cartomanti, alle persone che stanno magari in televisione e che dicono: ora ti predirò il futuro, dammi il tuo nome e il tuo cognome, dammi la tua data di nascita della persona che tu pensi di amare. Ecco, ragionare in questa maniera qua io lo trovo assurdo. Assurdo perché? Perché è difficile credere a chi promette mari e monti, a chi promette attraverso la consultazione delle carte, che sono carte, è cartaceo, quindi sono delle immagini, di prevedere il futuro per quella persona o per un'altra persona. Lo trovo davvero assurdo. Eppure, e ripeto, eppure, ci sono persone che al giorno d'oggi, quindi nei tempi attuali, nei tempi contemporanei in cui ci troviamo a vivere, danno credito a ciò che vedono, a ciò che queste persone dicono loro. Io non me la sto prendendo con chi fa il cartomante, sia chiaro, non sto dicendo che i cartomanti siano persone di serie B. No, io apprezzo, stimo e reputo in gamba i cartomanti, le cartomanti d'Italia, ma non solo. E reputo queste persone in gamba, ma lasciatemelo dire, anche molto furbe. Furbe non significa che sono delle strozze o delle teste di cavolo, no, questo non lo sto dicendo. Furbe però significa che sono persone astute, che non è un aggettivo da prendere come aggettivo negativo, perché essere astute è una cosa bella, è una cosa giusta, utile, che può fare comodo. Però è bene anche riconoscere che ci sono oggi tante persone che danno eccessivo credito a queste persone qua, che io ripeto, apprezzo, che io stimo, che io tra virgolette bacerei, ma che mi sento di dire con ogni ragionevole certezza e secondo la mia opinione, che sono persone molto brave nel saper lavorare altri esseri umani che magari hanno perso un padre, una madre, un fratello, una nonna, un compagno, una compagna e via dicendo, e che trovandosi in una condizione di tristezza assoluta, quindi infinita, vanno a contattare questi cartomanti, questi imbonitori,
che sanno il fatto loro e che sanno condurre un modo apprezzabile di farsi notare, in maniera quindi elevata ed eccelsa, per far sì che eventualmente arrivino loro dei soldi, dei dindari, della pecunia, come si dice in latino. Ecco, io ripeto, non ce l'ho contro nessuno, io ho sempre avuto un carattere amabile, un carattere gentile, educato, rispettoso verso tutti. Però è anche vero che quando si ha a che fare con persone che hanno come caratteristica quella di essere astute in maniera molto elevata e molto buona, ecco che lì un po' di senso, chiamiamolo, della civiltà mi cade leggermente, ma comunque lo tengo dentro di me. E quindi, andando a trarre le dovute conclusioni in questo video di oggi, essere fragili in questa società attuale può significare avere problemi, avere grane da risolvere, può significare vedersi in una condizione tale per cui si va a creare un, chiamiamolo, rapporto di totale fiducia nel cartomante o nella cartomante, dimenticandosi che quel cartomante o quella cartomante potrebbe, e sto utilizzando in modo condizionale, aver detto una fregnaccia o potrebbe essersi inventato o inventata tutto da cima a fondo. Quindi l'importante è saper rendersi conto, l'importante è sfruttare il cervello che abbiamo all'interno della nostra calotta cranica e sapere, utilizzando un po' di intuito che non fa mai male, di esserci noi esseri umani, del fatto che siamo sì pronti a pagare, e ripeto, a pagare il cartomante o la cartomante che ci fa le carte, ma sapendo che il cartomante o la cartomante non è artefice del nostro destino, ma si limita con grande bravura, con grande efficacia, con grande introspezione, ossia con grande empatia, a entrare dentro di noi, cogliere questa grande fragilità che noi abbiamo accumulato o per la morte di un padre, di una madre, di un fratello, di una sorella o per una delusione che abbiamo ottenuto in amore, a vantaggio di una situazione economicamente remunerativa, che quindi vada a rimpinguare lo stipendio di quella determinata persona. Ecco, i cartomanti sono da stimare, sono molto bravi, sono molto attenti, sono molto efficaci, sanno il fatto loro, l'ho detto già in più e più video, l'ho detto già in più occasioni in questo video di oggi. Ma è anche bene sapere, è anche bene rendersi conto che il cartomante potrebbe, e ripeto potrebbe, dire determinate cose affinché ci sia un rendiconto economico, pecuniario, monetario, chiamatelo come caspita volete voi. Quindi attenzione, dico a tutte le persone che mi stanno ascoltando, rivolgersi ai cartomanti è utile perché si ha la possibilità di avere davanti come uno psicologo o come una psicologa, però è sempre bene munirsi di un buon intuito e soprattutto di una buona dose di forza interiore al fine di sconfiggere i problemi che la vita ci pone davanti ogni giorno. Anche perché il cartomante, per quanto bravo, per quanto brava che sia, può darci un aiuto, può darci una mano, ma non è detto che riesca a darci quell'aiuto, quella mano di cui effettivamente
le persone fragili hanno concreto bisogno. Ecco, penso di aver detto ogni cosa. In questo video di oggi ho voluto esporre il mio pensiero, un pensiero giusto che io reputo come tale, che va a far sapere a tutti quello che io penso. Grazie da Leandro Smelli di Roma, iscrivetevi, commentate e al prossimo video.